Sì, graziamo il Signore, riprendiamo questo cammino. Questo anno di stop è stato molto positivo, dice perché? E perché oggi, vedete, noi abbiamo un sindaco, ma abbiamo quattro sindaci. Quindi quello che è importante è il coinvolgimento delle popolazioni intorno al lago e quindi vedere in questa occasione per noi come fondazione, il discorso è sempre unico della carità, per le amministrazioni è un'occasione per incrementare un certo turismo. Tenete presente, l'ultima edizione c'erano 50.000 persone. Ora è chiaro che nella zona c'è un deficit di accoglienza. Qualche volta siamo andati anche per esempio a Milano, no? C'è stata l'Expo. La prima domanda che fanno dice: ma se veniamo che succede? Quindi l'augurio è che tutti quanti prendano occasione di questo per incrementare, diciamo così, lo sviluppo economico delle zone. Quantunque però tengo a ripetere, le nostre finalità sono diverse. Noi vogliamo portare la gente ad ammirare, sentire e vedere uno spettacolo che suscita bellezza, emozione, cioè che la gente che quando applaude vuol dire che è arrivato un messaggio, anche perché lo stress, la crisi economica, famiglie in difficoltà, malattie, depressioni, solitudini, è una realtà molto seria. Non è che noi siamo i campioni di vittoria, no, 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 però è vero pure questo, vogliamo che la gente quando va via porta nel cuore una speranza che c'è una soluzione ai loro problemi e non c'è una depressione che potrebbe avere un fine, diciamo così, molto negativo. Perché è un orgoglio non solo per la mia comunità ma per il territorio intero e penso per la provincia tutta. È stato, lo portiamo pure a Expo a Milano grazie alla Camera di Commercio, quindi è inserito nei 7 eventi di eccellenza della provincia di Avellino. Quindi non potevamo che dare il nostro sostegno per un altro attore così importante. Ma noi pensiamo di migliorare ancora, perché l'ultima edizione, l'ottava, ha portato 60.000 persone, quindi pensiamo di... è incrementato ogni anno, quindi pensiamo... poi le attese sono tante, quindi pensiamo di portarne ancora di più.